Dodicesimo notiziario di informazione, benvenuti sul nostro canale Twins News, edizione del 2 luglio 2014. Si inizia con il basket in carrozzina per mettervi al corrente che il 5 luglio alle ore 8:30 i nostri azzurri esordiranno ai mondiali coreani affrontando la Germania. Tra i protagonisti della fantastica avventura della nazionale troviamo il portopotentino Roberto Ceriscioli, coach della Santo Stefano Banca Marche e, per questa competizione, in veste di assistente del tecnico della nazionale Dionigi Cappelletti. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo D insieme a Svezia, Germania ed ai campioni in carica dell'Australia. Proseguiamo con l'Ecolpidiense Basket Porto Sant'Elpidio per ufficializzare che è stato riconfermato lo staff tecnico e sanitario della società. Roberto Ramini sarà ancora una volta chiamato a coadiuvare coach Marco Schiavi in panchina. Fisioterapista e massaggiatore dottor Alessio Oliva, riconfermato per il quarto anno. Sesta presenza in biancazzurra per il preparatore fisico, professor Mario Matricardi, dottoressa Eva Chiericuzzi, medico sociale e dottoressa Marina Marchionni, osteopata. Altro discorso per quanto riguarda il mercato atleti, che è ancora fermo, ma il direttore sportivo Marco Pallotti nel frattempo ha iniziato i colloqui individuali con i giocatori del roster 2013-2014. Passiamo ora alle Olimpiadi Maceratesi, basket categoria Under 13, ottimo terzo posto per la Sagrada Basket Porto Potenza che riesce a sconfiggere agevolmente in finale la squadra di Matelica con il punteggio di 73 a 37, aggiudicandosi così la medaglia di bronzo della propria categoria. La medaglia d'oro è stata invece conquistata dalla FEBA Civitanova, che ha piegato in finale la Pallacanestro dei Canati, medaglia d'argento per 89 a 48. Per la categoria Under 15, la medaglia d'oro spetta a Porto Recanati, che ha sconfitto Civitanova per 69 a 52. Il terzo gradino del podio se l'è conquistata a tavolino Macerata, che nonostante la sconfitta sul campo contro Potenza Picena, è riuscita lo stesso ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo perché la sua contendente si è presentata con un numero di giocatori inferiore a quello stabilito dal regolamento. Passiamo alla palla mano inerente alle Olimpiadi Maceratesi 2014. Si potrebbe commentare alla conclusione delle Olimpiadi Maceratesi un ottimo secondo posto di Potenza Picena nel torneo Under 18 maschile, sconfitto solo 24 a 28 contro il Cingoli, campione federale regionale e soprattutto la medaglia d'oro dell'Under 14 maschile di Porto Recanati che ha vendicato la sconfitta del giorno precedente battendo per 20 a 14 i coetanei di Cingoli. Infine, la medaglia di bronzo di Porto Recanati sempre nell'Under 18 maschile. Tennis. Dal 5 al 13 luglio si terrà l'ottavo torneo Sant'Anna, città di Porto Potenza, riservato alle categorie Under 10, 12, 14, sia maschili che femminili. Concludiamo infine con il comunicarvi il programma delle manifestazioni che si terranno in zona questa settimana. Sabato 5 luglio alle ore 21 presso la piazza della stazione di Porto Potenza Picena, serata musicale con il complesso I Nuovi Cadetti. La compagnia teatrale Amici del Teatro Fermano presenterà domenica 6 luglio presso l'Arena Florida di Porto Potenza Picena la commedia dialettale Se venne casa con terreno, la cui regia è di Maurizio Leoni. Per ultimare, vi ricordiamo che martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 luglio si terrà la sesta degustazione del Brodetto, con inizio alle ore 20 presso l'Arena Florida di Porto Potenza Picena. Le vostre notizie sul nostro TG Twins inviatele in email a twinsseba@alice.it. No politica, no cronaca nera. Per altre informazioni potete contattarci al numero 339 72 53.